Spero che Conte e l'Inter non saranno così velleitari da querelare Italo Cucci per la sua risposta nella rubrica Lettere del Corriere dello Sport, perché la perderebbero e dovrebbero pagare i danni pratici e soprattutto quelli morali, i più costosi. Tutto avrei pensato in vita mia fuorché correre al capezzale di Cucci, grande giornalista che non ha bisogno di me e che ha sempre pensato in modo molto diverso dal mio. Ma questa di Conte è una vera sciocchezza. Le querele si fanno per calunnia e o diffamazione. Sono cose serie e comportano a volte danni altrettanto seri, anche per chi querela. Non si può semplicemente dire andiamo in tribunale. Quando vi si entra, uno dei due ha da pagare e non si sa mai chi sia per principio. Nel caso non c'è stata né calunnia né diffamazione. Una qualunque persona del XXI secolo sa che essere esposti al giudizio del pubblico, non di un giornale, comporta attenzione, elogi e critiche. Accettare gli uni considerando criminali le altre, anche quando sono civili, mi sembra molto ma molto parziale, quasi non democratico.